In Avvento il Vangelo ci mette in guardia dal lasciarci opprimere da uno stile di vita egocentrico o dai ritmi convulsi delle giornate. Risuonano particolarmente incisive le parole di Gesù: vegliati in ogni momento pregando. Stare svegli e pregare. Ecco come vivere questo tempo da oggi fino a Natale. State svegli e pregare. Il sonno interiore nasce dal girare sempre attorno a noi stessi e dal restare bloccati nel chiuso della propria vita con i suoi problemi, le sue gioie, i suoi dolori, ma sempre girare intorno a noi stessi. E questo stanca, questo annoia, questo chiude la speranza. L'Avvento ci invita a un impegno di vigilanza, guardando fuori noi stessi, allargando la mente e il cuore per aprirci alle necessità della gente, dei fratelli, al desiderio di un mondo nuovo. Questo tempo è opportuno per aprire il nostro cuore, per farci domande concrete su come e per chi spendiamo la nostra vita. Secondo atteggiamento per vivere bene il tempo dell'attesa del Signore è quello della preghiera. Si tratta di alzarsi e pregare, rivolgendo i nostri pensieri e il nostro cuore a Gesù che sta per venire. Ci si alza quando ci attende qualcosa o qualcuno. Noi attendiamo Gesù, lo vogliamo attendere nella preghiera, che è strettamente legata alla vigilanza. Pregare, attendere Gesù, aprirsi agli altri, non chiusi in noi stessi. Noi attendiamo Gesù e lo vogliamo attendere nella preghiera, che è strettamente legata alla vigilanza. La Vergine Maria, che ci porta a Gesù, donna dell'attesa e donna della preghiera, ci aiuti a rafforzare la nostra speranza nelle promesse del suo Figlio Gesù, per farci sperimentare che attraverso il travaglio della storia Dio resta sempre fedele e si serve anche degli errori umani per manifestare la sua misericordia. Un buon cammino di avvento.